La pace dei santi sia con voi. Il 20 dicembre, quinto giorno della Santa Novena di Natale e per i fedeli di rito ambrosiano, quarta feria prenatalizia, la Chiesa celebra la memoria del beato Vincenzo Romano, sacerdote. Nacque a Torre del Greco, Napoli, il 3 giugno 1751. Fu parroco per 33 anni dell'unica parrocchia della città di allora, la Chiesa di Santa Croce, oggi Basilica Pontificia. Studiò nel seminario diocesano di Napoli, ricevendo gli insegnamenti anche di Sant'Alfonso Maria de Liguori, l'autore del canto Tu scendi dalle stelle. Ordinato sacerdote il 10 giugno 1775, svolse il suo apostolato per 20 anni nella natia Torre del Greco. Il 15 giugno 1794, una terribile eruzione del Vesuvio distrusse quasi completamente la città, compresa la chiesa di Santa Croce. Egli subito si dedicò alla difficile opera di ricostruzione materiale e morale, sia della città che della chiesa, che volle più grande e più sicura. Alla ricerca di sempre nuovi metodi per avvicinare i fedeli a Gesù Cristo, introdusse a Torre del Greco una strategia missionaria tesa ad avvicinare con il crocifisso in mano capannelli di persone o singoli passanti, improvvisando sul momento una predicazione, salvo poi ad accompagnarli, se consenzienti, alla più vicina chiesa per pregare insieme. Spesso si fece mediatore dei contrasti sorti fra gli armatori delle coralline e i marinai che affrontavano i rischi e la fatica della pesca del corallo. Morì il 20 dicembre 1831 ed è stato beatificato il 17 novembre 1963. Auguri a tutti coloro che portano il nome del beato Vincenzo Romano e a quanti festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.